quelle che sono le quotazioni anche del ragazzo. Un'altra mia perplessità: lei ha narrato questa storia nella brevità e anche dal punto di vista, ecco, accompagnata con le immagini, ma quando è arrivato dalle nostre parti, c'è uno che scrive Zagara e il cemento, lei ha visto la Zagara? Ho visto il cemento, che cosa ha pensato? Questa è una domanda banale, ma al tempo stesso la dice lunga. Io ho visto qui, come vedo dappertutto, veramente la deficienza dell'uomo, nostra, tutta quanta nostra, nel senso che abbiamo svenduto parti del nostro territorio ad un'idea di progresso. Però attenzione, io sono abituato in maniera pragmatica a leggere la realtà con gli occhiali della contemporaneità, perché è chiaro che se adesso io dico qui potevamo fare questo, avremmo potuto fare questo, ovviamente i conti mi tornerebbero tutti. Vedete, io sono di Siracusa, ma la mia famiglia è di Messina. Io mi definisco un figlio della zona industriale di Siracusa, che è stato un insediamento che ha desertificato una parte di costa. Però è anche vero che quando all'inizio degli anni 60 quell'insediamento arrivava, quello portava ricchezza, benessere, un sacco di altre cose, insieme a inquinamento, effetti a distanza, smantellamento di pezzi, deportazione di intere comunità. Voi pensate che per insediare a metà degli anni 70, quindi nemmeno nella parte pionieristica, un'azienda del polo petrolchimico, un'intera frazione è stata smantellata. È rimasto soltanto un abitante che poi è morto a distanza di anni, perché sono occupato da cronista, in circostanze molto particolari e probabilmente nemmeno assolutamente limpide e cristalline, senza ovviamente che ci sia un collegamento con quello che era accaduto. Però in quel momento il terreno, il territorio, lo si svendeva in nome di quell'idea di progresso. Ma attenzione, parliamo di una zona industriale che riusciva a dare lavoro nel Siracusano a 10.000 famiglie. A 10.000 famiglie. Mio padre, che era un impiegato dell'arsenale militare di Messina, ha cambiato lavoro dall'oggi al domani nel 1958, comunicando a mia mamma il trasferimento che è avvenuto proprio il 2 dicembre a Siracusa, a cose fatte, perché lo Stato gli dava una retribuzione, mi pare, di 40.000 lire. Ora io vado così a occhio. Quando è andato a fare il colloquio in prova, gli hanno offerto una retribuzione d'ingresso di 100.000 lire, 110.000 lire, cioè più del doppio. Non ci ha pensato non una volta, due volte. E dico che sono figlio della zona industriale perché mio padre, che poi è morto a 92 anni e nemmeno, quindi con una vita lunga, e nemmeno per patologie collegate ai fumi che sono stati certamente respirati per un'intera vita, quando andavamo a Messina nelle nostre mensili visite a tutti quanti i parenti che erano rimasti lì, quando passavamo all'interno della zona industriale, ci faceva aprire i finestrini e ci diceva respirate il pane che mangiate. Quindi voi vedete che tipo di devozione c'era per quel tipo di lavoro. Allora, se adesso io mi metto comodamente qui e dico, certo, c'è una gradinata, perché se 50 anni fa lì avessimo fatto i lidi, avessimo fatto le isole ecologiche, questo e quell'altro, avremmo avuto un altro tipo di sviluppo e di turismo, considerato anche che la chimica adesso occupa stabilmente non più di 1.000-1.500 persone. Però è anche vero che io non posso permettermi 50 anni dopo di fare questo tipo di analisi retrospettiva. Devo capire cosa è accaduto per cercare di vedere che se oggi mi propongono un investimento di quel tipo, di pensarci 2, 3, 4, 5, 6 volte, perché adesso so cosa potrebbe accadere. E allo stesso modo è quello che succede ovunque, che succede dappertutto. Da questo punto di vista Siracusa e Reggio sono due realtà facilmente sovrapponibili. Poi se lei pensa a tutta la zona di Augusta, no? Certo, tutta quella zona è diventata ormai insomma impraticabile da un punto di vista naturalistico. Lì non si può nemmeno dragare il porto, perché dragare il porto vuol dire riportare e rimettere di nuovo in movimento metalli pesanti, mercuri, tutto quanto quello che c'è su quel fondo, e i danni continuano, si vedono, sono danni di lunga durata. Quindi ora bisogna intervenire con una tecnica di riduzione del danno per quello che è stato fatto, e la migliore riduzione del danno è che, sapendo a che cosa andiamo incontro, quando faremo le scelte future orientiamole magari in maniera differente.
Lei apre anche nella controcopertina, mette in evidenza una frase di Celentano: non devi far caso se il cemento ti chiude anche il naso. Questo è proprio questo è un passo di una canzone, questo è proprio stato soltanto un piccolo pezzo, perché quando adesso vi spiego anche velocemente come è nato questo progetto, perché per questo sistema del controllare, questo è un racconto che rivede la luce adesso da solo per i tipi dell'editrice sperimentale Regina, proprio a maggio, e ringrazio di questo dottore Vitale che ha voluto realizzare questa pubblicazione. Ma questo è un racconto che io ho scritto nel 2011-2012 e faceva parte di un progetto voluto dalla Camera di Commercio di Siracusa, che in quel momento ha coinvolto me e altri quattro colleghi, che molto impropriamente ci possiamo definire, almeno io parlo per me, scrittori, dandoci un compito ben preciso, che era quello di raccontare le eccellenze dell'agroalimentare siracusano attraverso una narrazione. Quindi noi non dovevamo occuparci di fare uno spot del limone femminello, del tarocco di Francofonte, del miele di Sortino, della mandorla di Aula, ma dovevamo avere questi elementi come protagonisti del nostro racconto. Io ho scelto il limone femminello ed è venuto fuori questo tipo di racconto. Quel volume, quelle cinque storie, poi sono andate in giro con una traduzione anche in inglese, sia per il canale della libreria che per fini istituzionali della Camera di Commercio, che li utilizzava degli scambi per altre cose. Questo libro poi è finito casualmente nelle mani di Francesco Di Lorenzo, che leggendo il racconto ha detto: questo potrebbe essere una bella storia, e da lì poi è nata l'idea di riuscire a crearne un soggetto. Quel soggetto poi è diventato una sceneggiatura, e la sceneggiatura poi è diventata un corto, e questo corto, questa è la versione con i sottotitoli in inglese, è quello che materialmente va anche in giro, sta andando in giro nei vari festival, e incrociamo le dita, chissà che poi... Ma il limone femminello, che caratteristiche ha? Scusate la domanda. Ora, il limone femminello è un'eccellenza tipica del territorio siracusano, chi meglio del presidente degli agronomi di Reggio Calabria può spiegarcelo? Sì, bellissimo questo corto. Grazie. Io le faccio veramente i complimenti. Sì, il limone femminello è un limone che rappresenta veramente l'eccellenza di quelle zone. Così è un IGP. Ma quello che io volevo soffermarmi un poco su e fare qualche riflessione su questo corto, sul fatto, anche su quello che ha detto lei, sul fatto che si debba contestualizzare questo racconto. E in realtà è così, si deve contestualizzare. E se lo contestualizziamo ci rendiamo conto di come i temi, a parte il tema rapporto padre-figlio, i temi importanti siano l'abbandono culturale e poi quindi l'abbandono delle zone rurali, e poi mi ha molto colpito il fallimento dei cinesi, cioè noi è una situazione tutta italiana ormai, no? Perché sì, si abbandonano le terre, si abbandonano le zone rurali e gli investimenti provengono tutti da fuori. Cina, Russia, cioè abbiamo questi paesi ormai, India. Quindi sono due momenti che secondo me sui quali bisogna soffermarsi. Abbandono culturale, che è semplicissimo, cioè è semplice anche da spiegare. L'agricoltura non ci dà quel reddito sperato, non sempre dà quel reddito sperato, perché i nostri prodotti, i prodotti siciliani, i prodotti calabresi vengono immessi sul mercato a dei prezzi sicuramente più alti rispetto a quelli che provengono da altri paesi dove si produce con un basso costo della manodopera. Quindi è chiaro che questo è, però noi abbiamo le eccellenze e quindi su quello che bisogna puntare. È chiaro che per evitare l'abbandono culturale, perché questo è l'abbandono delle zone rurali, non possono essere abbandonate, noi non possiamo consentire questo, ma non lo possiamo consentire, non perché, e non è che lo dico da agronomo, ma non lo possiamo consentire perché quello è il lavoro. Il
punto è canalizzare, quindi iniziare. Ed è anche perché i terreni abbandonati poi diventano oggetto di grossa vulnerabilità. Certo, è chiaro, perché infatti se pensiamo ai cambiamenti climatici, i terreni coltivati ci danno una mitigazione ai cambiamenti climatici. Dico quindi, qual è il problema? Il problema è che la nostra agricoltura non è ben indirizzata, nel senso che è necessario pensare che si debba fare innovazione in agricoltura, perché se non si fa innovazione non si va in nessun posto. È chiaro che anche per i giovani ci sono numerosissime opportunità, ma queste opportunità devono essere colte. Possiamo andare a ritroso nel tempo, quindi se andassimo a ritroso nel tempo potremmo pensare ai vecchi finanziamenti che venivano dati in agricoltura. Adesso il sistema è cambiato, no? Noi abbiamo dei piani di sviluppo rurali, quindi regionali, sui quali molti giovani fanno affidamento. E sono dei finanziamenti reali, sono dei finanziamenti europei, sono dei finanziamenti reali. E lì il giovane va indirizzato, lì va fatta una certa pianificazione, progettazione, e occorre anche pensare che da soli non si va in nessun posto. Quindi il problema è questo, e noi calabresi, devo dire, più dei siciliani, pensiamo di poter andare da soli, perché in Sicilia da questo punto di vista nel settore agricolo hanno una mentalità differente. Si associano, quindi, perché quello il potere è quello, sono le associazioni, no? Si associano e quindi vendono il frutto in sé, utilizzano i macchinari, cioè, trovano delle modalità. Da noi nella nostra Calabria si assiste poco a questo sistema di cooperativismo, perché purtroppo, e questo lo dobbiamo alla nostra cultura, che non è, noi sì siamo molto aperti, però poi quando pensiamo questo è mio, invece, la mentalità più divisiva, sì, e quindi questo è una cosa invece che nuoce nel nostro settore, nel nostro campo. Per cui di novità ce ne potrebbero essere tante, è che probabilmente non si conoscono. Certo è che abbandonare un'area rurale per costruirvi un centro commerciale, questo non è possibile, ma non è possibile anche ormai per più motivazioni. Intanto perché le zone dei comuni e delle nostre città sono ben suddivise, quindi è chiaro, le zone rurali devono restare aree rurali e non possono essere toccate, e questo dobbiamo considerarlo, non possiamo tenerlo, non si può costruire più, è finito, lo dobbiamo dire però, dottore Mantino, certo. È finito il tempo in cui si costruiva laddove si voleva, è stato fatto in Sicilia, allora, è stato fatto in Calabria, fanno i piccoli abusi, un capanno attrezzi che diventa villetta. Sì, quello li fa. Vecchi Palermo. Stiamo ricevendo però. Però io questo. I genti danni stanno accadendo. Certo. I disastri geologici, questi sono, no? I disastri sono il risultato di ciò che è stato fatto o di ciò che non è stato fatto. Perché sono il risultato di ciò che non è stato fatto, e sono il risultato della non programmazione a livello di ogni regione, perché sono le regioni e i comuni che dovevano programmare per la sicurezza del territorio. Però quello che sta accadendo. Posso interrompere? Prego. No, anche la mancanza di tutela del territorio, a prescindere dall'abusivismo edilizio. E vuol dire, un tempo il territorio, soprattutto quello agricolo, veniva tutelato e mantenuto dai consorzi di bonifica, che erano, diciamo, deputati alla pulizia dei canali, degli scogli, dei territori stessi. Adesso, da tantissimi anni a questa parte, per effetto anche del decentramento di determinate funzioni dallo Stato alle regioni, le nostre regioni meridionali sono quelle che sono, la tutela del territorio è venuta meno. Io da un punto di vista professionale ho dei casi appunto di
delle cause pendenti i proprietari che hanno subito danni ingentissimi ai loro appezzamenti di terreno coltivati ad agrumeto, ad uliveto, ad altro, per effetto proprio della mancanza di pulizia, della mancanza di manutenzione straordinaria dei canali e dei fossi. E sono queste attività che un tempo venivano invece, diciamo, attuate. Quindi non si può pretendere che sia sempre il privato cittadino a sostituirsi, non parlo di edilizia, non parlo di abusivismo, parlo, diciamo, di agricoltura, no, parlo di quello che stava dicendo la dottoressa Giuffrè, cioè di invogliare l'agricoltura, di invogliare i ragazzi, i giovani a restare sul territorio o comunque ad avviare o a espandere attività già esistenti, quando tutto il contesto, voglio dire, non è di aiuto, non è di sostegno. Perché sì, si può accedere a un finanziamento, ma se poi nel quotidiano non è possibile, appunto, diciamo, avviare la propria attività e mantenerla, come si fa? E anche la comunità europea ha creato, certo. Ha spostato quello che non ho, Francesca, perché da questo punto di vista... Le competenze, non essendoci consorzi, le competenze ci sono, c'è chi le deve su questo. Con uno scarico di responsabilità tra province, tra comuni, tra province, comuni e regioni, sono le amministrazioni, quindi è chiaro che questo non è il punto, non è questo, però non possiamo nemmeno dire no, tu devi andare via, cioè io sono del parere che ci si debba fermare, perché ci si deve fermare, perché se no, cioè se ci teniamo un po' al nostro territorio, noi ci dobbiamo fermare e dobbiamo ragionare, dobbiamo pensare, ma non fermarci pensando di poter costruire qualcosa, è l'unico modo, io sono per questo. Sì, è chiaro, poi ci si scontra con la burocrazia, ci si scontra con tutto quello che... Ma è realtà, questa è anche ci si scontra con la... però se non ci fermiamo e non combattiamo queste cose quotidianamente, è chiaro che il passo avanti non lo possiamo fare, noi dobbiamo fare un passo avanti, certo. Perché quello che è successo ce lo dobbiamo mettere dietro le spalle, lo guardiamo perché ci deve essere l'insegnamento. Però dobbiamo soltanto guardare avanti, non possiamo più pensare fino a 10 anni fa, no, non è più così, non è così. Dobbiamo solo guardare avanti e pensare a come costruire il futuro nostro e dei nostri figli. Cioè, che sperando che loro pensino di poter rimanere nel nostro territorio. E il nostro territorio, dal punto di vista agricolo, quindi dal punto di vista di zone rurali, di aree rurali, è ricchissimo, perché si passa dai nostri agrumeti, tra l'altro la vicepresidente è pure produttrice, di conseguenza sa conoscere bene la materia, perché anche noi abbiamo delle proprietà, quindi so perfettamente cosa significa mantenere una proprietà, cioè voglio dire che non ci si arricchisce per i è un discorso affettivo, oltre che chiaramente di piacere, di mantenere quello che i nostri genitori ci hanno tramandato. Però io mi rendo conto che non è semplice, che sul territorio non ci sono strutture valide anche per aiutare chi magari è meno competente, chi vuole approcciarsi a questo settore, e soprattutto che rispetto al passato la tutela del territorio è diminuita rispetto, cioè vuol dire sono proprio gli enti che un tempo c'erano e che adesso non ci sono più. Una volta era quasi i proprietari terrieri pagavano le tasse al consorzio di bonifica, perché il consorzio di bonifica effettivamente seguiva, si paga, sì, però siccome gli interventi non vengono fatti, io da avvocato ho fatto dei ricorsi che sono stati anche accolti perché non c'era attività. Ripeto, vede l'agricoltura qua nella parte della zara, ci vuole qualcuno da questa parte per la parte del cemento, perché qui a quanto pare capisco che l'agricoltura possa essere una passione, ma l'agricoltura è un lavoro, cioè non ci si può
non ci si può improvvisare in agricoltura, quindi in agricoltura bisogna essere seguiti, monitorati, avere i propri tecnici, avere chi indica e strade, i percorsi, cosa fare e cosa non fare, perché se no diventa una passione, invece se svolto in un certo modo l'agricoltura diventa redditizia, posso fare, e tu ne avrai tanti di casi in cui l'agricoltura diventa poi invece assolutamente redditizia, quindi non, il punto è questo, è che non ci si può porre davanti al settore agricolo dicendo lo svolgiamo per passione, no, è un lavoro. Cioè dicono chiaramente che è un lavoro che non rende. Il problema però è anche questo, che dalle nostre parti per esempio non si è seguita una politica delle fiumare, la gestione delle fiumare, il cemento ha invaso le fiumare, di conseguenza ci ritroviamo, no, in grandi dissesti idrologici che naturalmente sono per esempio nella zona ionica, l'ultima pioggia, vedi la zona degli Bagarali, vedi la zona di Corio, c'è la zona interna tanto per intenderci, mentre da noi grandi li ha fatti verso la montagna, da voi in Sicilia li ha fatti nelle zone delle pianure probabilmente, no? Sì, i danni, basta pensare a quello che è accaduto per esempio a Casteldaccio, in quella villetta che passava proprio in prossimità con i salti. Però guardate, io vi vorrei consegnare, dico, perché proprio veramente se dobbiamo parlare di cose delle quali io difficilmente riesco a farne una ragione, vi dico una sigla magica che a qualcuno dirà qualcosa, a molti altri molto poco, R4. R4 è l'indice di inedificabilità assoluta per problemi legati al dissesto idrogeologico, al rischio di dissesto idrogeologico. Aeroporto Tito Miniti di Reggio Calabria, la pista realizzata in un territorio che era R4 e che poi se l'hanno costruita, devi immaginare, avranno realizzato delle mitigazioni non documentali ma concrete, però come dire, e come si fa adesso ad andare a dire ad una realtà come Reggio che quell'aeroporto che già sta in piedi con qualche fatica, siccome la pista in queste condizioni, quando invece all'aeroporto è legato poi anche un concetto di mobilità, tutte quante queste cose, quindi ecco, allora noi oggi ci possiamo interrogare su mille cose. Se dobbiamo andare a fare gli archeologi, lei l'ha detto dell'aeroporto come denuncia o come constatazione? Come constatazione, perché quando l'ho saputo facendo un sorvolo ed ero col presidente col capo della protezione civile, gli ho detto boh, probabilmente ho capito male, poi mi sono andato a vedere delle altre cose perché non era un fatto inedito, era un fatto notorio, conosciuto, del quale si sapeva, e quindi mi sono sorpreso. Però devo immaginare che se dal punto di vista amministrativo il via libera è arrivato e non mi risulta che dopo quel via libera ci siano stati dei provvedimenti particolari, ovviamente deve essere stato reso possibile la realizzazione di quella pista. Però io dico, nel momento in cui si individuano determinate aree, ecco, questa allora è lì l'attenzione, se ho un'area sulla quale possa realizzare qualcosa a condizione di fare interventi particolari e un'altra area magari un po' più decentrata che è più facile, dove si possono effettuare gli interventi in maniera più serena e tranquilla, beh, probabilmente forse buon senso vuole che andiamo a scegliere l'altra area. Siracusa a un certo punto si è innamorato dell'idea di avere un aeroporto turistico, una sorta di aviosuperficie, una cosa del genere. Hanno iniziato dai progetti futuristi tipo giapponesi al largo di Ortigio, quindi sì, al largo del mare, un'isola artificiale sulla quale poi forse si è capito che la cosa più semplice e banale era completare quel sogno rappresentato dall'autostrada Siracusa-Catania, che adesso in 35 minuti ci consente da Siracusa di arrivare all'ingresso di Catania e quindi dell'aeroporto. Cioè non serve che tutti quanti abbiamo un aeroporto, investiamo sulle strade per rendere la viabilità qualcosa di leggermente sostenibile. Ve lo dice uno che sta in una regione dove, avete sentito all'inizio, avevo delle collaborazioni prima di trasferirmi qui a Reggio anche con media nazionali, e una volta mi ricordo mi hanno chiamato tipo alle 14 per chiedermi se potevo fare un salto a Mazara del Vallo, provincia di Trapani, Sicilia occidentale, che visto sulla cartina è una cosa tutto sommato raggiungibile, in circa 3 ore.
Va bene? No, 2 ore e mezza, perché c'era un avvenimento importante. Quando gli ho spiegato che ce ne vogliono 5 ore, andando di buon passo, perché? Ma sei impazzito, mi dicevano da Milano, dico assolutamente no. L'autostrada io devo andare da Siracusa a Catania, da Catania a Palermo, da Palermo devo andare a Trapani e poi ritornare un momentino e poi un momentino ritornare indietro. Quindi il discorso, poi in alternativa mi faccio le statali, vado da giù, da Agrigento, Risanzo, cioè. Quando il tempo è buono, perché se certo. Il tempo è cattivo è praticamente. Mia moglie quando mi raggiunge e decide di venire in treno, perché non è inutile che ci portiamo 2 macchine, a parte che i figli non se le farebbero portare mai 2 macchine, non più 2 qui, e io di solito sono in macchina. E deve raggiungermi in treno, lei normalmente prende il treno alle 8.40 del mattino a Siracusa, arriva a mezzogiorno a Messina per chiedere gli incroci, i treni regionali, a meno che non prendono un treno veloce che non esiste, che avrebbe un costo inarrivabile in proporzione, poi si ferma, l'una c'è la riscaffa, arriva a Reggio Calabria, io la vado a prendere, andiamo a casa, è uscita da casa alle 8 del mattino perché tra l'altro abitiamo appena fuori Siracusa e arriva a casa a Reggio che sono le 14, 6 ore, allo stesso tempo che una persona comodamente si sposta da Roma e va, forse pensa arriva anche in Svizzera, dico, a un momento, niente. Allora questo è, noi dobbiamo renderci conto di questo, ma tutte quante queste cose sono degli risultati che noi oggi stiamo pagando per quelle che sono state scelte dei nostri padri, dei nostri nonni. Ma io guardate che rabbrividisco rispetto ai prezzi che io farò pagare ai miei figli e ai miei nipoti che avrò rispetto a quello che noi stiamo producendo. Cioè dobbiamo essere assolutamente conseguenziali e soprattutto dobbiamo essere assolutamente consapevoli che non ci siamo granché impegnati e quindi se ne abbiamo l'opportunità proviamo ad impegnarci, ma tutti quanti indistintamente. C'è qualcuno che vuole, io sentivo parlare dietro pure qui una cosa, 2 o 3 interventi, prima sentivo parlare il presidente Marcenoli, la prima volta che fa l'intervento io lo facciamo di presidente, c'è qualcosa che condividete o no? O c'è qualcosa che vi presidente Canazzi? Una cosa veloce e poi il nostro senz'altro complimenti, grazie. Complimenti davvero, in quanto anche il corto nella sua essenzialità ha messo in evidenza problematiche diverse. Non sto qui, sono emerse quasi tutte queste problematiche. In questo momento mi chiedo, cioè a livello proprio personale, emozionale, il venuto quella zagara, la parola proprio, è stata quasi sensoriale per me. Cioè in realtà, tra l'altro, io e mio marito, noi viviamo in campagna, amiamo la campagna, cerchiamo nei limiti, pur sapendo purtroppo che non so quale fine farà la nostra terra, proprio perché i figli hanno sicuramente preso altre strade. Quindi non mi voglio soffermare, da questo punto di vista sono problematiche interessantissime. Dicevo che per me la zagara mi riporta ai tempi della mia giovinezza, perché è difficile, ora come ora, quando vivo a casa mia, sì, la sento ancora il profumo della zagara. Però ricordo quando ragazza, studentessa, la mattina abitavo al centro di città, e riuscivo a sentire ancora il profumo della zagara e vedere uno squarcio da Via De Nava, riuscivo comunque, ancora non c'era tutto quel cemento che c'è ora, e riuscivo a vedere uno squarcio di mare. Quindi per me è stato più a livello emotivo, emozionale, memoriale questo, pur essendo perfettamente consapevole della complessità che questo cortometraggio e suppongo anche senz'altro il libro, il racconto, la complessità dei temi e la problematicità delle situazioni che mette in luce. Non preferisco lasciare la parola ad altri, per me è stato più a livello sensibile. Domenico Romero, voglio essere veloce, conciso e preciso. Voglio parlare del cemento.
delle sue conseguenze che in parte ovviamente sono negative, in parte positive. Però vediamo un po' chi sono gli autori di questi scelti. Chi sono? E allora partiamo da una base che è il mondo dove noi viviamo, tutta la collettività mondiale. Il mondo si divide in continenti, i continenti si dividono in nazioni, ogni nazione ha la sua costituzione e il 2011 la RAI ha devoluto 600.000 euro a Roberto Benigni per dire che la Costituzione italiana è la più bella del mondo. E fin qui ci siamo, siamo tutti contenti e felici gli italiani. Poi le nazioni si dividono in regioni, si dividono in comuni, in province, in delegazioni e infine scendiamo al nucleo che è la famiglia. Tutte, diciamo, questi individui, queste persone che sono alla regione, ai comuni e alla provincia, sono delle persone che sono stati eletti dal popolo e sono politici. E il loro compito è quello di difendere il territorio, di difendere le persone più deboli, di fare, come si suol dire, accettare la Costituzione. Cosa che tutto ciò non è stato fatto. I politici, proprio in merito all'abusivismo e al cemento, sono stati i primi, dico sono stati i primi a costruire villette, palazzi, condomini, eccetera, eccetera. Però questo è stato fatto da tutti, anche dal popolo. Però diciamo che i comuni non disponevano di piani regolatori, la burocrazia era tutta quella che noi sappiamo e che poi quasi per costruire abusivamente era diventata una cosa normale, era diventata una regola e tutti sapevano di questo abusivismo, lo sapevano i carabinieri, lo sapeva la polizia, lo sapeva la finanza, tutti sapevano, però non interveniva nessuno. E in qualche caso che personalmente sono io, sono intervenuti i carabinieri, hanno messo i sigilli, il titolare poi è andato dal suo legale, ha pagato una piccola multa, sono venuti i carabinieri, hanno tolto i sigilli e con quella poca spesuccia che ha fatto è stato e autorizzato a continuare la costruzione. Però non è finita qui, che i comuni, questo abusivismo è diventata una miniera, è diventata una manna che hanno incassato miliardi con appunto le sanatorie, che dove sono andati a finire questi soldi, forse non sono state mai messi in bilancio, non lo sa nessuno. Questo per finire e concludere che così è la situazione in cui ci troviamo oggi. Quindi a questo punto non lo so, saranno i nostri dottori a dire cosa fare con questi scelti che abbiamo già alle spalle. Grazie. Grazie, i condoni, eccetera, eccetera. Presidente Strano, così la sera. Sì, certo. Mi congratulo con il conto, perché in effetti avrebbero gli spunti che avrebbero, che esigerebbero molto tempo, quindi dovrò cercare anche come la presidente prima di sintetizzare per quello che mi è sembrato essere un pochino più interessante e più, diciamo, più di attualità. Intanto la prospettiva, diciamo, di contestualizzazione è fondamentale, perché ritengo che proprio il tornare indietro anche nell'ambito della nostra regione sia esemplificativo di quanto lei ci sta dimostrando attraverso il corpo. Perché anche noi abbiamo avuto le grandi promesse storiche, storicamente fallimentari, del quinto centro siderurgico e dell'altra cattedrale del deserto che rappresenta il centro di Salina Ionica. Quindi allora c'era questa modalità e la panacea dovuta alla industrializzazione che avrebbe risolto i problemi della povertà e del suo. E purtroppo abbiamo visto le conseguenze amarissime che ci sono toccate, quindi questo lo ritrovo proprio sovrapponibile perfettamente. Quello che mi sembra ora, perché devo tagliare le considerazioni, se no ci andremo molto in taglio, perché ci sono molti spunti,
tra cui quello sicuramente giudiziario dell'abusivismo che è sotto gli occhi di tutti qui a Reggio e di cui molti di noi siamo stati vittime anche. Devo dire invece la cosa più importante è che secondo me è un po' cambiata la mentalità. Io il 15 dicembre come associazione FIGAPA farò una tavola rotonda sulle nuove colture che stanno attecchendo qui nel sud, proprio da noi, cioè la coltura della nona e la coltura dei frutti tropicali. E avrò avuto diciamo, il piacere di invitare sia il dottor Crispo, il dottor Enzo Pizzi e il dottor Carlo Blasco. È un argomento molto interessante perché loro mi hanno detto che c'è questa variazione di interesse che è nella mentalità ed è questo il problema. Il problema è un cambio di rotta nella mentalità. Se questo va avanti e viene sostenuto politicamente, perché il discorso poi girando e rigirando è sempre poi politico e anche di chi è nell'argomento del settore, quindi mi rivolgo alla dottoressa Giuffrè, il discorso diventa poi pregnante. Cioè mi hanno detto che i mercati si stanno muovendo anche fuori dell'Italia nella richiesta di questi nuovi frutti tropicali. La nona, per esempio, si pare che abbia delle qualità organolettiche che prevede anche antitumorali, che siano così o non siano così, ma comunque sia, è sempre un discorso da approfondire. Quindi io ritengo che ci sia un cambio di rotta, ma il cambio di rotta è a livello di mentalità, quindi è ancora un discorso molto ancora subliminale, cioè dovrebbe essere incoraggiato da chi è preposto nel settore dei ruoli, quindi la dottoressa, per esempio, ma poi anche politicamente, perché siamo sempre lì, gli sfasci dell'Italia e del Sud sono sempre di carattere politico e siccome la politica purtroppo non ha risolto un bel nulla, soprattutto per noi del Sud, il problema è sempre drammatico. Mi fa piacere quando ho sentito che effettivamente c'è questa nuova ricerca, questa nuova tendenza dei mercati a valorizzare anche dei nostri frutti in relazione alle variazioni climatiche. Quindi l'argomento è veramente di grande interesse. Grazie Presidente. Una cosa breve, tutti i nostri soci stanno parlando, è giusto, visto che cura, no, anche i discorsi per i regolatori, eccetera. Perché questo cemento emerge giustamente qui, il presidente Ciampino mi ricordava, la natura ci dà tante risorse, il vino che hanno tantissime proprietà eccetera, che vanno salvaguardate, però dobbiamo salvaguardare il territorio. E quindi com'è un piano regolatorio, come funziona? Il fenomeno abusivismo di Reggio Calabria. Reggio Calabria è stato dato un piano regolatorio che era uno dei piani regolatori più belli del mondo. L'ha fatto il professore Beghinò dell'Università di Napoli, che è stato il mio professore di composizione e di urbanistica. E praticamente era una celebrità mondiale, lavorava in tutto il mondo, eccetera, eccetera. Chiamato a fare questo piano regolatorio, lui ha avuto una visione particolare. Lui puntava sul discorso della conurbazione Calabria-Sicilia. Parlava del ponte con una certa insistenza in quel momento, sì, in quel momento si parlava dell'area metropolitana dello stretto che doveva andare da Taormina a Milazzo e da Melito a Gioia Tauro, Reggio e Messina, la grande area metropolitana che poi è morta 30 anni fa. Si parlava di tutte queste cose, quindi si è esaltato in questo senso e ha proiettato questo piano regolatore verso lo stretto, trascurando, questo è stato il suo errore, trascurando la zona dell'Arangea, che poi invece, come un sussulto popolare, è diventata la zona più abusiva di tutto Reggio. Lui invece aveva reggimentato, aveva analizzato e ben distribuito tutte le zone di Arpi, Gallico, Catona, verso Via San Giovanni, diciamo. Questa improvvisa esplosione dell'Arangea, Ravagnese, eccetera, eccetera, quindi è tutta una zona così, tutta la maggior parte degli abusi che sono lì. Praticamente ci sono circa 40.000 pratiche al comune di Reggio.
E quando il Comune di Reggio incominciò a mandare le lettere dicendo voi non avete la pratica a posto, dovete integrare, eccetera, eccetera, quando abbiamo fatto una riunione con l'Ordine circa 7-8 anni fa, il 25% delle pratiche erano state chiuse, il 50% erano in via di integrazione, eccetera, eccetera. Il 25% della popolazione non aveva neanche risposto alla lettera. Questa è la situazione di Reggio, è una situazione che è difficile. Grazie ingegnere, non credo che abbia sbagliato il tema del presidente, ma ci piace la canna, scusate perché non mi ricordo i cognomi di tutti, a volte faccio una confusione. Il dibattito è ampio e è grave, quindi ci fa piacere che ci sono tutte le canne. C'è qualcuno? Nella brevità, perché se no poi concludiamo. Perché mi ricollego a quello che ha detto spesso la dottoressa Giuseppe con riferimento alla tendenza anche della mentalità regina, soprattutto calabrese, immagino che lei si riferisse soprattutto a un dato territoriale, di tendere un po' troppo all'individualismo, al voler escludere a priori la possibilità o di condividere o comunque di sviluppare dei progetti che possano essere, o non dico necessariamente condivisi, ma quantomeno organici al territorio. Questo anche partendo da un'esperienza personale. Lo sapete, io svolgo l'attività di avvocato e ho tra i miei clienti una persona anziana che ha molte proprietà abbandonate. Sono terreni agricoli che addirittura alcuni sono stati danneggiati da incendi, altri sono completamente abbandonati. Ora giustamente io mi rendo conto che una persona di oltre 83 anni non possa sobbarcarsi l'onere di gestire tutte queste proprietà, però non mi sembra neanche la scelta migliore quella di lasciarli completamente abbandonati. Quindi anche ricollegandomi poi a quello che dice l'articolo 42 della Carta Costituzionale, essenzialmente anche all'aspetto che viene indicato come funzione sociale della proprietà, sarebbe opportuno in qualche modo, non dico assolutamente privare le persone che non sanno gestire i propri terreni della proprietà, ma quantomeno instradarle, metterle in condizioni di renderle in qualche modo produttive, non dico personalmente, ma comunque in qualche modo anche attraverso un affitto o in un altro modo. E non lo so, a questo punto io mi permetto di pensare che anche l'ordine degli agronomi possa essere un interlocutore importante in questa. Però sì, avvocato Pivello, volevo interrompere. Collegandomi all'ordine degli agronomi, io conosco molti ragazzi laureati in questo campo, abbastanza bravi, proprietari anche di terreni, hanno preferito abbandonare tutto, andare a insegnare o a fare altri lavori, ma non curare la terra. Quindi qui manca quello che ha detto lei prima, proprio la testa dell'imprenditoria, perché io vedo che al nord anche con 4 pecore e 2 mucche fondano una bella industria casearia. E tutti si fundo, il nostro socio nuovo da poco tempo, il dottore Bruno Amodeo, che è uscito dal lavoro e è venuto, per partire no, è arrivato, come vedete non ci tradisce nessuno, quindi devo fargli parlare. Sono da Sparta, ricordo fino a 30 anni fa, dovrei pensare perché da Sparta è tutto ciò che ormai. L'Italia non produce il particinetto, ma anche il cambiamento dell'orografia. Reggio ha avuto un grande danno, è stata scomparsa di Punta Carabinieri quando si decise di deviare il percorso del Capoguinace, che da nel suo tempo speciale c'era la comunale, invece c'era dritto. Una mattina Punta Carabinieri sparì. Esatto. Appunto perché un errore senza cemento, basta cambiare l'orografia e si modifica il territorio. Io abito vicino alla vita, noi abbiamo, sono arrivato dopo. Non soltanto il cemento produce danni. Reggio è stato cementificato non soltanto i privati, ma ci sono lavorati, probabilmente speriamo più tardi possibile, i danni dovuti alle scelte del comune o delle giunte comunali, perché noi abbiamo parecchi torrenti, Santa Lucia, Annunziata, che sono stati tombati. Abbiamo fatto la costa del Capoguinace, perché io ricordo nel 72 quando ci fu la lui
Corleone nei paesini, che il Corleone c'è la cantiera da parte a parte, non c'è solo le bratelle, c'era l'acqua e si stava portando a vedere la casa Sant'Anna. Adesso hanno un ristretto a un modello. Quindi è vero che c'è stato anche un abusivismo edilizio che fa i sudani, che ha fatto i sudani, che si è costruito da, però dobbiamo ricordare che l'attività dell'edilizia è iniziata nell'uomo. Quindi l'uomo è un edificatore, vuole un costruttore, e questo qua non si può fare, è soltanto regolamentato, non si può abolire. Grazie. Il microfono, scusate un attimo, non credo che sia Jacopino muta stasera, mi sembra strano. Anche la stessa Falcone, ormai due, meno Cristina mi ammazza, che devono andare via, prego. Io volevo puntualizzare quel rapporto padre-figlio che va contestualizzato, come abbiamo detto quasi tutti, perché si pensava di imporre al figlio la scelta di vita perché il contesto era quello proiettato oggi. Non può essere più così assolutamente, ma sono le radici comunque che fanno tornare il nostro protagonista indietro nel tempo e a dare magari ragione anche al padre nelle scelte che ha fatto della sua vita. Ecco perché il protagonista a un certo punto rinuncia, perché le radici sono forti in tutti quelli che vanno fuori, in tutti i nostri figli, perché io personalmente ne ho tre andati via da questa terra, tutti laureati, però il ritorno c'è sempre, nell'esempio che hanno dato i genitori, sì, io rivedo tutto, tutta me stessa in loro, quindi le radici sono sempre forti. Grazie. Dunque, stasera ho sempre posato il mio sguardo sulla locandina, Zanzara Cemento. Due parole che nelle immagini si risentono vicine, ma nella realtà naturale sono in perfetta dicotomia. La zanzara, una miscellanea di sapori, colori, odori che inebriano. Il cemento, qualcosa di statico, grigio, buio, che fa quasi paura, rappresenta la morte dell'uomo e direi non solo una morte corporea, ma soprattutto una morte dell'animo, una micromorte. Praticamente rappresenta l'assenza di forza di volontà, di volere lavorare, di voler fare. E a questo punto mi è venuto in mente un libro di Leonida Revasi, Quando fu il giorno dei macabri, e soprattutto ricordo, ai miei tempi la studiamo a scuola, la frase finale che dice: «Utta a fare giorno, canotti è fatta», cioè sbrigati a fare giorno perché la notte è passata, praticamente una notte che contiene l'albore del giorno. E se noi potessimo un pochino trasferire questa immagine all'uomo, potremmo dire che l'albore potrebbe rappresentare l'inizio dell'uomo, di un lungo ma faticoso percorso, che dovrebbe essere finalizzato allo sviluppo di un'agricoltura contenibile, un'agricoltura che vive del rispetto della natura, quella natura che è il nostro capitale di base, un capitale di base che non conosce parametri economici, numeri, ma rispetto dell'uomo, perché senza la natura non si può andare avanti. Allora cerchiamo di rimboccarci le maniche, grandi e piccoli, di fare in modo che questo nostro meridione, soprattutto questa nostra Calabria, benedetta da Dio, come dice Revaci, ma negretta dagli uomini, nel passato e ancora oggi molto trascurata, al punto che la sua posizione economica, socioculturale è talmente povera, talmente critica, che viene considerata asimmetrica rispetto a un nord. E allora cosa dobbiamo fare? Concludo. Imbocchiamoci le maniche, mettiamoci d'accordo, cerchiamo di collaborare insieme, ma per fare questo bisogna mettere da parte clientelismi, mafia, lotte tra i partiti e vivere in grande armonia. In conclusione, siamo nell'orario di rientro e di conclusione. Prima Francesco e poi conclude il dottore. Cristina, ci stiamo liberando. È in ostaggio, 5 minuti di ostaggio. 5 minuti di ostaggio. Le tematiche che sono state poste sono tantissime, così che
ognuno di voi ha fatto almeno 4-5 domande parlando, quindi è impossibile. Mi soffermo un attimo su quello che ha detto la professoressa adesso, quasi assimilando il cemento alla morte. Io sinceramente non la penso distante un po' da quello che c'è. Non suscita emozioni, però il cemento ci è molto utile. Noi viviamo nelle nostre abitazioni e stiamo bene perché siamo nelle abitazioni di cemento armato, quindi ecco, questo noi il punto non sono i materiali, è come l'uomo utilizza quello che ha, come l'uomo utilizza gli strumenti che ha. Il problema è solo quello. E così come diceva l'architetto Lottero prima, l'abusivismo da noi ha imperato per diversi anni. Le regole però sono cambiate, cioè non è più semplice costruire abusivamente, non è come succedeva fino a 20 anni fa. Le regole sono cambiate e sono cambiate, non è la stessa cosa, assolutamente no. C'è un nuovo modo di pensare, c'è un nuovo modo di porsi, ma questo non è soltanto nelle amministrazioni che si stanno succedendo, nelle nuove amministrazioni, ma c'è un nuovo modo di porsi anche da parte dei cittadini, perché il cittadino anche, noi dobbiamo ritenere responsabili non soltanto le amministrazioni, dobbiamo ritenere responsabili ciò che succede, il singolo, le persone, perché sono quelle che costituiscono la comunità, cioè siamo tutti. E quindi c'è questo sentimento di andare avanti, questo modo di andare avanti verso qualcosa di nuovo nella nostra città. Piano strutturale comunale che è in avvio, per esempio noi siamo una delle poche città dotate di che si sta dotando di piano di gestione del verde urbano, e sono pochissime le città in Italia che si stanno dotando di questo strumento, che non è uno strumento obbligatorio, ma è uno strumento funzionale e necessario, perché non si può costruire senza pensare che c'è il verde da inserire. Il verde non deve essere, non ha esclusivamente la funzione di decoro, ma il verde deve essere strettamente connesso con l'architettura di un ambiente urbano. Quindi in realtà da questo punto di vista noi abbiamo il nostro comune ha un regolamento del verde, e lo dobbiamo dire che c'è un regolamento del verde, che poi nel momento in cui si va a costruire, nel momento in cui si va a realizzare le opere, non venga tenuto in considerazione, ma il regolamento noi ce l'abbiamo. Se voi entrate su internet, digitate, noi ce l'abbiamo. E tra non molto, perché è già andato, c'è stato già il concorso, c'è stato già il bando, che questi sono i due strumenti, no? Per quanto riguarda il verde, per la gestione del verde urbano, tra non molto avremo anche questo. Quindi in questo senso Reggio, devo dirvi, sta recuperando anche in velocità rispetto al passato. Certo, siamo in un terreno difficile, perché molto male ci siamo fatti, ecco, molto male ci siamo fatti in passato, e quindi recuperare le ferite che ci siamo fatti, medicare quelle ferite porterà tempo, diventa complicato, ma è il tempo che ci dirà cosa è. Qui è necessario e fondamentale anche la partecipazione del singolo. Io lo dico sempre, siamo noi i diretti responsabili e i primi responsabili, non possiamo sempre, non si può più addossare le colpe agli altri. Io sono stanca di sentire perché siamo noi, non possiamo dire l'amministrazione perché siamo noi che determiniamo l'amministrazione, siamo noi, quindi siamo noi i principali responsabili. E inoltre, per quanto riguarda il verde, volevo dire che anche all'interno della città, quindi anche all'interno delle zone urbane, sia nella finanziaria del 2018 c'è una possibilità che è il bonus verde, perché poi bisogna parlare, bisogna sentire, bisogna ascoltare, il bonus verde per cui ciascun privato, che è una,
un qualcosa che dato ai privati ha la possibilità di compiere delle opere relative all'arredo dei cortili, dei condomini, entro i 5.000 euro, ottenendo una detrazione IRPEF del 36%, quindi livelli importanti di 5.000 euro, una detrazione IRPEF nell'arco di 10 anni di 5.000 euro, e questa sarà poi prorogata con la finanziaria del 2019, quindi gli strumenti ci sono, possiamo agire pure noi, e quindi è questo importante, lo potremmo fare pure noi. Il giardino del condominio, l'orto, piccolo orto urbano che vogliamo realizzare. Grazie Francesca, ti rinviteremo per Presidenza Grande. Il dottore ha capito una cosa, che questo è un pubblico pensante e parlante, ma io sono uno invece andante, perché devo andare a lavorare. Allora io, per chiudere e pensare, ho in questo momento uno sconto pericoloso, se no non ci prendiamo più, quindi per una volta la prendiamo per buona. Quindi io vi volevo intanto ringraziare, ovviamente stimoli ce ne sono stati tanti e risposte è più difficile darne, meno ricette o indicazioni su cosa fare, così come mi era stato in qualche misura sollecitato. Condivido pienamente la conclusione della dottoressa, nel senso che noi dobbiamo recidere questo sistema della delega, dove sono gli altri che fanno qualcosa e noi stiamo al massimo lì a guardare se fanno o non fanno. Noi dobbiamo rimboccarci le mani, sporcarci le mani, mettere le mani in pasta ed essere noi protagonisti del nostro futuro. E quanto alla politica, non è qualcosa di altro, l'amministrazione non è qualcosa di altro, la determiniamo noi. Quindi probabilmente se siamo esseri pensanti dobbiamo riuscire a fare questo. Io vi volevo ringraziare e poi perdonatemi, proprio una clip finale soltanto mia personale. Io questa sera sono riuscito a coronare un mio piccolo, ma lo dico veramente sinceramente, sogno, perché ho avuto modo di conoscere personalmente, perché l'ho riconosciuto, un mio mito televisivo, perché io l'ho riconosciuta. E sappia che io ho portato a che ci sia fumato e sia visto. Grazie. Grazie, un applauso. Grazie a tutti, ci vediamo domenica alle 18 con Profumi di Natale. Alla Sala d'Arte Le Muse, Zagara e Cemento, un ospite d'eccellenza, un giornalista, caposervizio della Gazzetta del Sud, Aldo Mantineo. Per Melito TV, Aldo Mantineo, come vede il nostro territorio e Zagara e Cemento, che messaggio vuole dare? Siamo alla fine della manifestazione, però in conclusione come potrebbe comunicare televisivamente il messaggio Aldo Mantineo? Ed allora, questa è una realtà ovviamente molto complessa, complicata, con i suoi chiaroscuri. Certamente oggi paghiamo il conto di scelte che sono state fatte in passato. Noi oggi possiamo soltanto applicare una tecnica di riduzione del danno. Laddove sono stati fatti dei guasti, farne buona memoria, perché dobbiamo evitare di ripeterli. Poi per il resto, per quanto riguarda il tessuto narrativo in se stesso, ho riproposto quello che è il dilemma tra le ragioni del cuore e quelle che sono un po' le ragioni degli speculatori, le ragioni economiche. Alla fine vince il cuore, ma ripeto, questa è una narrazione, purtroppo nella realtà non sempre accade così. Tematiche molto importanti stasera sono state trattate in base al libro e quindi al corto che ha presentato il dottore Mantineo, interessantissimo e anche molto apprezzato. Tematiche dell'abbandono delle aree rurali, tematiche dell'abusivismo edilizio e anche del verde in città, abbandono culturale e quindi l'assimilazione di due regioni che sono molto vicine sia come caratteristiche
caratteristiche culturali che anche come caratteristiche climatiche, come le regioni sono la Sicilia e la Calabria. E possiamo anche capire quali siano le problematiche, anche queste problematiche sono assimilabili, quindi l'abbandono delle zone rurali e delle aree agricole per nella possibilità, nella ricerca nella ricerca e nella possibile conquista di un lavoro migliore. Ma ciò che noi speriamo, ciò che noi vorremmo è che i giovani rimanessero nelle nostre terre, perché l'agricoltura è possibile, non è un'utopia, soltanto che l'unico problema è che non deve essere considerata come un hobby. Dobbiamo pensare all'agricoltura come qualcosa di innovativo e dobbiamo pensare all'agricoltura come qualcosa che potrà essere a disposizione dei giovani e deve essere a disposizione dei giovani. I giovani che però devono avere anche la capacità e l'intelligenza di associarsi, di creare delle cooperative, perché soltanto attraverso una forma di reti che si distribuiscono all'interno del territorio, nel settore agricolo, che potremo andare a aumentare le nostre produzioni.